gruppo Intesa San Paolo ha preso tutta una serie di iniziative verso la multicanalità per offrire al cliente molteplici occasioni di contatto con la banca, che partono ovviamente dal canale tradizionale, quello della filiale, che stiamo rivedendo e ristrutturando per offrire al cliente un'esperienza veramente degna di questo nome e quindi trovare un ambiente aperto, privo di barriere verso le casse, l'occasione di sedersi anche in cassa, l'opportunità di accedere a tutta l'informativa di trasparenza bancaria, per esempio attraverso un repository su un unico computer collegato, la possibilità anche di avere attraverso il nostro assistente all'ingresso della filiale una, diciamo, occasione di spiegare quali sono i bisogni e ottenere un'indicazione verso i servizi della filiale. Una cosa nuova che stiamo facendo è anche l'estensione dell'orario, che di qui a giugno coprirà 500 filiali, le principali della rete di Intesa San Paolo, aprendo le filiali dalle 8 alle 20 nei giorni feriali da lunedì a venerdì e anche il sabato mattina dalle 9 alle 13, quindi ampliando le occasioni di incontro e soprattutto per facilitare l'incontro con i propri gestori e lo sviluppo della relazione e delle occasioni di consulenza. Abbiamo poi il canale telefonico presso l'assistenza clienti. Qui il gruppo gestisce oltre 500.000 chiamate al mese tramite operatori che sono ormai in grado non solo di risolvere i problemi contingenti, ma anche in termini appunto di multicanalità integrata stiamo cominciando a ottenere gli appuntamenti in filiale e ad avviare una serie di processi anche per l'acquisto dei prodotti bancari. Infine abbiamo sul mondo internet e mobile tutta una serie di novità. Il sito internet, che ormai gestisce comunque più di 4 milioni di utenti e gestisce anche la maggior parte ormai della transazionalità nella banca, il 60% dei bonifici, addirittura il 70% degli acquisti di titoli, e che via via anche questo si sta trasformando in un canale di consulenza attraverso simulazioni, attraverso proposte di portafogli consigliati, la possibilità quindi su internet di completare il ciclo di proposta commerciale della banca verso il cliente. C'è poi il mondo mobile con tutta una serie di nuove app che abbiamo sviluppato per il mondo iPhone, iPad e presto anche per il mondo Android. Qui abbiamo non solo la possibilità di accedere più facilmente ai servizi informativi della banca, ma anche a nuove modalità di pagamento. Per esempio utilizziamo la fotocamera dell'iPhone per con un clic pagare un bollettino dopo averlo inquadrato con la fotocamera tramite la lettura del QR code. Abbiamo dei servizi di georeferenziazione, per cui con il telefonino possiamo in qualsiasi momento trovare la filiale o l'ATM più vicino o addirittura quali sono i partner commerciali presso i quali posso avere uno sconto. Quindi tutta una serie di nuovi servizi sempre più integrati tra di loro, quindi l'opportunità di avviare un processo per esempio su internet, seguirlo poi nella sua fase di sviluppo attraverso la contact unit e magari terminarlo con un acquisto presso la filiale, quindi una multicanalità integrata che permette al cliente infinite nuove occasioni di contatto e di soddisfazione nel suo rapporto con la banca.